Va bene, allora, alla fine della scorsa lezione abbiamo visto un filtro passa-basso di Solon & Key. Abbiamo ricavato la funzione di trasferimento. Come vi ricordate, è una funzione di trasferimento soltanto con due poli complessi coniugati di modulo pari al limite superiore di banda del filtro passa-basso. Con una modifica minima si riesce ad avere anche una cella di Solon & Key passa-alto. Vediamola un attimo insieme. Cella Solon Key passa alto. In pratica è la stessa di prima, con la modifica che oltre a parte il circuito che fa da amplificatore non invertente, questo c'era anche prima, abbiamo resistenze e capacità scambiate di posto. Quindi c'è dove prima nel passa basso c'è una resistenza, nel passa alto c'è una capacità e viceversa. Qua metto il generatore d'ingresso. Prelevo l'uscita. Allora, il circuito ha due zeri nell'origine e due poli complessi coniugati. Allora, un po' di cose si possono vedere anche senza fare il conto completo. Il fatto che i due poli siano complessi coniugati non si vede a prima vista, però che ci sono due poli si capisce perché ci sono le due capacità. Lo stesso per la posizione delle due capacità, si riesce a vedere che ci sono due zeri nell'origine. Ora, questa magari è una cosa per cui è utile avere un po' l'occhio addestrato. Come si fa a capire se c'è uno zero nell'origine? In generale, se c'è una capacità in serie al segnale, cioè che deve essere attraversata perché il segnale vada dall'ingresso all'uscita, allora quello è uno zero nell'origine. Perché? Perché a frequenza zero quella capacità è un circuito aperto, quindi se il segnale deve attraversare quella capacità, vuol dire che a frequenza nulla il segnale non riesce a raggiungere l'uscita. E si vede bene che tutte e due queste capacità sono necessarie, perché se la prima capacità è un circuito aperto, il segnale non arriva all'uscita, anche se la seconda capacità è un circuito aperto, il segnale non arriva all'uscita, perché per questa via, avendo l'amplificatore impedenza uscita nulla, non arriva niente. D'accordo? Quindi queste due capacità danno ciascuna uno zero nell'origine. Vabbè. Queste sono cose che si possono dire per fare il conto. Adesso facciamo il conto e calcoliamo esattamente la funzione di trasferimento. Questo è un amplificatore non invertente, no? Questo qua, che amplifica A uguale 1 più R2 su R1. Se questo nodo vale V, la tensione su questo nodo vale V su A, come abbiamo detto prima. E allora scriviamo l'equazione al nodo 1 e poi all'altro nodo più quello V su VA. Quindi Kirchhoff current law al nodo 1. Cosa mi dice? V1 per la somma delle ammettenze che è 2CS più 1 su R meno VS per CS meno questo termine V diviso R meno V su ACS uguale a 0, quindi questa è la prima, e poi posso fare al nodo più, di nuovo Kirchhoff al nodo più, e lì cosa devo scrivere? V su A è uguale alla somma delle ammettenze, quindi CS più 1 su R, meno CS per V1, tutto uguale a 0. Ok? Vedete, in pratica abbiamo questo
queste due equazioni, tre incognite, se V è nota, due incognite, V e V1, quindi possiamo ricavare V1, per esempio, dalla seconda e sostituire alla prima. Quindi ricaviamolo, V1 divido per CS viene uguale a V su A, che moltiplica 1 più 1 su RCS. Questo lo posso sostituire sopra e facciamo una cosa, quando sostituisco sopra moltiplico per RACS RCS in modo da levare tutto. Dunque, quindi questo lo porto di là, moltiplico per tutti i denominatori, quindi RACS, aspettate, però non mi serve tutto. Dunque RACS e REA. Vediamo un po' cosa viene fuori. Viene V, al posto di V1 devo mettere questo, quindi viene VU che moltiplica RCS più 1, poi moltiplico ancora per R, quindi per 2RCS più 1, meno VS ho moltiplicato per A, per R al quadrato, per C e per S, quindi qui mi viene AR quadro, C quadro, S quadro, meno V RCS per A meno VR, dunque qui cosa viene? V, sbagliato, qui non era, CS a moltiplicare sopra, eh? Vedete, CS è l'ammettenza, non va a denominatore, qui è CS, quindi qui viene V, R quadro, C quadro, S quadro, uguale a 0. Allora, da questa espressione posso scrivere V in funzione di VS. Giro pagina. V su VS uguale. Dunque, torniamo indietro. Al numeratore il termine con VS, che è AR quadro, C quadro, S quadro, quindi vedete i due zeri nell'origine. A, R quadro, C quadro, S quadro. E poi scriviamo le cose per ordine. Qui c'è un 2, R quadro, C quadro, S quadro, meno 1, R quadro, C quadro, S quadro, quindi rimane V per R quadro, C quadro, S quadro. Quindi R quadro, C quadro, S quadro. Questo è il termine di grado 2. Poi il termine di grado 1. Qui, se faccio il doppio prodotto, il prodotto incrociato mi viene un 2RCS più RCS fa 3, meno A per RCS. Quindi 3 meno A per tutto per RCS. Questo l'avevo già trovato prima. Poi termini di grado 0, c'è un 1 e basta. Quindi si vede, vero? Ci sono i 2 zeri nell'origine e due poli complessi coniugati. Notate, questa espressione è la stessa che abbiamo trovato prima, quindi omega p dei due poli sarà 1 su RC e il q dei due poli sarà 1 diviso 3 meno a, esattamente come prima, perché ovviamente è lo stesso denominatore di prima. Quindi in pratica l'unica cosa che è cambiata rispetto a prima è che è apparso quel termine R al quadrato per C al quadrato per S al quadrato che mi introduce i due zeri nell'origine. Va bene? Tutto qua. Che abbiamo visto per ora. Un filtro passa basso, biquadratico. Un filtro passa alto biquadratico. Adesso vediamo gli altri due esempi. Come vi ho già accennato, ci sono tantissime forme circuitali di filtri biquadratici, sia passa alto sia passa avanti. Noi, per semplicità, nell'ambito di questo corso ne vediamo uno, tanto per avere un esempio pratico, ma insomma ce ne sono veramente decine. Allora,
Vediamo un'altra famiglia di filtri per il filtro passabanda. Vediamo noi il filtro degli Annis. Anche questa è una famiglia in realtà. Ci sono di tutti i tipi. Noi vediamo il passabanda. Come potete vedere, assomiglia molto agli altri. In pratica, che cosa abbiamo? Sono tutti filtri fatti con uno operazionale. Stavolta l'operazionale viene usato in una configurazione un pochino più inusuale, cioè inusuale, un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto prima, poi non è granché inusuale. Allora, che tipo di singolarità ha questo filtro? Vabbè, a quelle che ci possiamo immaginare, a due poli. Questo ve lo dico io che sono complessi coniugati, perché vogliamo che intervengano a una frequenza nota. Vogliamo fare un filtro passabanda selettivo, come già vi dicevo. Noi quando vogliamo far biquadratico di solito è perché lo vogliamo fare selettivo, quindi ad alto Q. Deve avere uno zero nell'origine, come abbiamo visto. Come vedete, lì c'è uno zero nell'origine e lo zero all'origine viene dato da C1. E quando C1 è circuito aperto, la funzione di trasferimento viene nulla. Quindi 1, 0 nell'origine. Allora, il filtro degli anni si è un po' più adatto per fare un passabanda della cella Solden Key, per il fatto che, se vi ricordate, la cella Solden Key ha quel Q che è 1 diviso 3 meno A. Quindi se voglio avere un Q molto alto, bisogna avere un valore di A molto vicino a 3. E se vi ricordate, già l'altra volta vi ho detto, guardate, dobbiamo stare attenti perché siccome c'è un po' di tolleranza nella realizzazione delle resistenze, se cerco di avere un A molto vicino a 3 e per qualche tipo 2,99 per avere un Q di 100 e per qualche motivo A mi viene un po' più grande di 3 per tolleranze varie nella fabbricazione dei componenti, il filtro diventa instabile. Il circuito è instabile, i poli sono a parte reale positiva, quindi dal nostro punto di vista completamente inutilizzabile. Allora, di buono il filtro degli Annis ha A che non è mai instabile. Vediamo un po' come è fatto. Dunque, chiamiamo questo nodo 1, scriviamo l'equazione al nodo 1. Chiamo V1 l'attenzione al nodo 1, quindi V1 che moltiplica somma delle ammettenze 1 su R1 più C1S più C2S, meno VS che moltiplica 1 su R1. Questo, la tensione sul meno vale 0, no? Quindi non mi importa. E poi c'è un meno V per C2S. Tutto questo fa 0. E poi possiamo scrivere KCL al nodo meno, di cui sappiamo la tensione, no? Però almeno dobbiamo uguagliare le due correnti. Quindi la tensione qua è 0 e non stiamo a scrivere il termine del nodo 1, però qui mi viene quindi meno V1 che moltiplica C1S meno V che moltiplica 1 su R2. Quelle due correnti devono uguagliarsi a 0. Quindi di nuovo posso estrarre V1 da qui. V1 è uguale a meno V diviso R2 C1S e lo sostituisco all'equazione di sopra. Va bene? Quindi nel sostituirla all'equazione di sopra, facciamo come al solito, cerchiamo di eliminare tutti i denominatori. Quindi moltiplico tutto per R1, R2, C1S. Va bene? Quindi qua mi viene meno V che moltiplica 1 più R1 C1S più R1 C2S meno VS che moltiplica R2 per R1, no, R1 non mi serve, si semplifica,
per C1 per S meno V che moltiplica R1 R2 C1 C2 per S al quadrato, tutto uguale a 0. Vedete, a questo punto ho l'espressione della funzione di trasferimento. Basta che scriva V su Vs. Allora andiamo a pagina successiva. Mi viene V su Vs uguale linea di frazione. Qui c'è un meno. No, pagina precedente. Dunque, il coefficiente di V di Vs, scusate, che è R2 per C1 per S, vedete, quindi c'è 1, 0 nell'origine, R2 C1 per S. Poi abbiamo i termini di secondo grado del denominatore, che è questo qua, R1, R2, C1, C2, S quadro. Quindi qui c'è R1, R2, C1, C2, S quadro, più termini di primo grado, è la somma di questi due, R1 C1 più R1 C2, quindi R1 per C1 più C2, più R1 che moltiplica C1 più C2, tutto per S, più 1. Ok? Quindi a questo punto ci siamo. Io che cosa mi devo ricordare? Mi devo ricordare che quei termini, se scrivo il denominatore con il termine noto uguale a 1, questo termine qua è 1 su omega pi al quadrato e questo termine qua è 1 su q omega pi. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che omega pi è uguale a 1 diviso la radice di R1, R2, C1, C2, no? E da qui posso ricavare anche QP. QP è uguale a, dunque, QP è che cosa uguale? Devo fare 1 su omega P per questa roba qua. Quindi devo mettere radice di R1, R2, C1, C2 diviso R1 che moltiplica C1 più C2. Quindi posso scrivere qui anche così R2 su R1 che moltiplica il rapporto tra la media geometrica e la somma di C1 e C2. Va bene? Allora, quindi abbiamo lo 0 nell'origine è venuto, 1, 0 nell'origine. E notate la cosa che vi avevo anticipato, QP è maggiore di 0 per costruzione. Io non ho da aver paura che venga instabile. Vedete, anzi, in pratica, vabbè, voi sapete che la media geometrica non viene mai più grande della media aritmetica. Quindi di fatto quel termine a destra non vale più di un mezzo mai. Questa è una cosa che ovviamente si può verificare, ma insomma non viene mai più grande di un mezzo. Però invece quel rapporto R2 su, radice di R2 su R1 può essere grande a piacere, no? Se scelgo R2 e R1 molto diversi, quindi in pratica con questo circuito posso avere Q alto a piacere senza rischiare mai che il circuito sia instabile. Per questo insomma è abbastanza pratico. Quindi più è grande il rapporto R2 su R1, più riesco a fare alto il fattore Q. Poi con C1 e C2 aggiusto come voglio, diciamo, la pulsazione, quindi la frequenza centrale della banda. Ok? Vabbè, quindi vedete, sono esempi tutti abbastanza
semplici. Ci manca, nel nostro giro ci manca l'ultimo, il filtro elimina banda, e questo è un pochino più critico. Di filtri elimina banda ce ne sono di meno in realtà, perché un filtro elimina banda deve avere due zeri immaginari puri, che sono un pochino più difficili da ottenere. Allora, la soluzione classica è quella di fare un filtro a doppio T. Un filtro a doppio T è fatto così. C'è un primo T che è questo. T è riferito alla forma del circuito. Vedete, questa è una T. E poi c'è un'altra T nell'altra parte che io disegno nell'altra direzione. È importante il rapporto che c'è RR mezzi, CC 2C. E poi si va all'ingresso di un amplificatore non invertente. E questo viene collegato così. In pratica questo circuito a doppio T mi dà i due zeri immaginari puri, che mi servono, se vi ricordate, per fare l'elimina banda. Allora, proviamo a scrivere un po' l'equazione, vediamo se riusciamo a ricavarlo. Allora, chiamiamo A questo punto, quindi questa tensione VA, e B questo punto, e quindi la tensione VB. Questo qui chiamano la V+, che è uguale, tra l'altro, a V diviso A, dove A è l'amplificazione del non invertente. Allora, vediamo un po' come funziona. Scriviamo l'equazione di Kirchhoff al nodo A. Mi viene quindi VA che moltiplica somma delle ammettenze 2 su R più 2CS meno VS per 1 su R meno dall'altra parte VU su A per 1 su R meno V per 2CS, tutto uguale a 0. Quella è la prima espressione. Poi ho KCL al nodo B e di nuovo mi viene VB uguale, no, VB per di nuovo 2 su R la somma delle ammettenze più 2CS, vedete è venuta la stessa espressione di prima, questa è fatta apposta, meno VS per 2CS meno VU su A per 2CS uguale a 0. E poi per concludere posso scrivere KCL al nodo più. Prego, non si legge? Come? Per CS, sì sì, non c'è il 2. Perché ce l'ho messo? È perché l'ho copiato male. Non c'è né qui né qui. Allora, aspettate un momento, fatemi fare uno spostamento verso l'alto. Allora, l'ultimo nodo, qui avrei V più che è V su A, che moltiplica somma delle ammettenze, quindi CS più
1 su R uguale a che cosa? A, anzi, meno VB che moltiplica CS meno VA che moltiplica 1 su R uguale a 0. Allora, io adesso faccio questa cosa, scrivo V in funzione di VA e VB, moltiplico tutto per RA, quindi mi viene VU per RCS più 1 uguale a V ad A che moltiplica VA più VB per RCS. Allora lo posso ricavare da prima. Faccio questa cosa. Per ottenere VA più VB per RCS prendo l'equazione 1 e la sommo a RCS per l'equazione 2. Va bene? Andiamo avanti. Prendiamo il nero che è più semplice. Io prendo l'equazione 1 e la sommo a RCS per l'equazione 2. Perché faccio così? Perché vedete, siccome il coefficiente di VA e VB nell'equazione 1 e 2 è lo stesso, se lo faccio mi viene VA più VB per RCS per questo coefficiente. Quindi mi viene VA più VB per RCS per quel coefficiente che è 2 che moltiplica 1 più RCS. Questo è il primo pezzo, uguale. Poi il secondo devo scrivere di pari pari questo, quindi ho moltiplicato per R nel frattempo, vediamo un po'. Sì, moltiplicate anche per R nel frattempo, quindi qua mi viene un meno VS meno V su A meno VU per 2RCS, quindi uguale a meno VS meno VU su A meno VU per 2RCS. Vediamo se ho scritto bene. Sì. Ok, ah no, l'ho portato, vabbè, è lo stesso, perché ho fatto un meno, quindi non mi ci vuole uguale, devo lasciare il meno. Ok, poi devo andare indietro e poi devo fare RCS per VS per CS, quindi meno RCS che moltiplica VS per CS e VU per CS, diviso A per CS, VU diviso A per CS. E qui devo mettere R e qui devo mettere R perché ho moltiplicato tutto per R. Quindi questo uguale 0. Allora, questo termine VA più VB per RCS, l'ho calcolato prima, che cosa è uguale? È uguale a V per RCS più 1 diviso A, moltiplichiamo tutto per A, quindi viene V diviso RCS più 1, quindi viene V, non diviso per, mi pare, no? V per RCS più 1, per RCS più 1. Questa roba qui è questo, per 2 per 1 più RCS meno A per VS meno V meno VU per 2A per RCS. Ora qui stiamo attenti, qui mi viene un meno VS che moltiplica R quadro, C quadro, S quadro per A o no?
per A meno V che moltiplica R quadro, C quadro, S quadro uguale a 0. Ecco qua. A questo punto possiamo scrivere V su Vs uguale. Allora, scriviamo tutto, Vs, i termini con Vs sono questo qua, termine secondo grado, A per R quadro, C quadro, S quadro, ok? Poi termini di primo grado non c'è, termini di grado 0, eccolo qua, più A, ok? Poi, termini di, poi denominatore, termini di secondo grado in V, vedete qui c'è un 2, per R quadro, C quadro, S quadro, meno R quadro, C quadro, S quadro, quindi rimane un 1. R quadro, C quadro, S quadro, più. Doppio prodotto, 2 per 2 RCS, questo qui mi dà un 4 RCS, meno 2A per RCS, quindi qui mi viene un 4, meno 2A per RCS. E poi termini di grado 0, qui c'è un 2, meno 1, 1. Allora, lo riconoscete il filtro elimina banda, no? Abbiamo due poli complessi coniugati a denominatore e poi abbiamo due poli, due zeri immaginari puri a numeratore. Infatti si capisce che sono immaginari puri perché è di secondo grado, ma il termine di primo grado è nullo. E poi vedete, se porto A in evidenza, ho che il termine di grado 0 è 1, e il termine di grado 1 è, uguale, è di grado 2 è uguale a quello del denominatore. Quindi io questo posso scriverlo facilmente come A che moltiplica S su omega P al quadrato più 1 e qua S quadro su omega P al quadrato più S su Q P omega p più 1, dove semplicemente omega p è 1 su rc e qp è uguale a 1 diviso 4 meno 2a. 2a. Questo è esattamente quello che volevo, quindi questi sono i due zeri immaginari puri. E questi sono i due poli complessi coniugati. Di nuovo, anche qui devo stare attento al valore di QP perché non posso portarlo a un valore eccessivamente alto, altrimenti rischio che poi Q diventi negativo. Anche qui la cosa utile dal punto di vista del progetto, se devo dimensionare il circuito, che vedete ho due parametri del circuito, cioè R e C, che influiscono solo sul modulo dei poli, quindi sulla banda eliminata, e poi invece ho altri due parametri, le due resistenze R1 e R2, che influiscono solo sull'amplificazione del non invertente, quindi influiscono sull'ampiezza della banda eliminata, e basta. Quindi ho, diciamo, o gioco facile a scegliere il valore di quei parametri in modo da soddisfare delle specifiche che mi vengano date. Poi magari un po' di esempi semplici li facciamo. Dal punto di vista dei casi particolari ci fermiamo qua, quindi semplicemente quattro circuiti, ciascuno dei quali realizza un filtro biquadratico di tipo diverso. Va bene? Ci fermiamo qua.